Buongiorno ragazzi e benvenuti al Day 2 qua a Barcellona. Prima di iniziare vi dico che siamo finalmente live con Kaizen. Rilasciamo le due canotte, quella blu e quella nera, che sono fichissime. Rilasciamo anche la White Camo Sleeveless e in più rilasciamo i nostri primi pantaloncini da poter mettere in palestra e che si trasforma in un costume da bagno. Quindi se volete supportarci, Rock Kaizen quest'estate in spiaggia, in palestra, apprezziamo un sacco il vostro sostegno. Col codice Giulio al checkout avrete un piccolo sconticino. E niente, spero che vi piaccia questo video. Let's get it started. Eccoli boys. Sta a posto, salutare il vlog. Bella guys, sta a posto. Un po' dispiaciuto che non abbiamo fatto un po' di palestra. Non so continuare. Sempre gli stessi problemi qua con le palestre. Allora, piccolo update: a quanto pare hanno rotto le palle i ragazzi in palestra, vogliamo fare delle foto là. Purtroppo è sempre così, soprattutto quando arriviamo con un sacco di telecamere e cose. Poi vedono tutta sta gente enorme e dicono che sta succedendo qua. E quindi adesso invece abbiamo deciso prima di andare a mangiare, così si riempiono, e poi andiamo e iniziamo a fare foto in spiaggia. So, let's go. Sto facendo un po' di bicipiti io intanto. Siamo fermati mentre aspettiamo l'autobus per andare in spiaggia. Abbiamo acchittato un piccolo posto là, le foto stanno facendo una poppa. E quindi dai, Danny, tu puoi venire nel video. Danny probabilmente lo conoscete, se non lo conoscete andate a vedere un po' i suoi video. Un stile molto americano, a me piace un sacco. Stai spaccando, so, mi raccomando. Siamo arrivati al mare, raga. Ci abbiamo tutti voglia di un bel burgerozzo, mi sa, eh? Oh, yeah. Quindi ci sta questo posto che si chiama Bacoa, è proprio in spiaggia. E in passato in realtà faceva panini che potevi costruire come volevi. Sono andato tipo la settimana scorsa e sì, sono venuto a mangiare un hamburger da solo. E non, diciamo, non puoi più costruirti il panino come vuoi, però sono comunque molto molto buoni. E penso che quindi mangiamo con the boys e poi ci mettiamo a fare qualche foto. Speriamo che ci arrivi, dovrebbe venirci un bel panda. E Sammy, da un po' che non ti vedo sul canale, sei sparito. Hi guys, sì, stamattina un po' stressante, oggi ci hanno cacciato la palle, però da lì siamo sul mare, mangiamo, ci gasiamo. E niente, io spero che vi stia piacendo, che stiamo filmando tutto, ma non sta facendo un lavorone. E grazie tantissimo, siamo un sacco. Mo, andiamo a mangiare. Siamo letteralmente a Barceloneta, è bello pieno infatti. E Manu, te non sei mai venuto in spiaggia? No. Dai, è bella, c'è un sacco di gente. E niente. Beh, gli occhiali, Danny. Looking sick. E niente, se facciamo... Questo è il posto del burger, raga. Prego, entrate pure. E poi qua dovete stare attenti che rubano ovviamente un sacco, però hanno messo la polizia che gira un sacco. Infatti c'è proprio una volante qua dietro. Però sempre, se venite a Barcellona, state attenti perché hanno rubato a tutte le persone che conosco, me incluso. Yeah, raga, Danny si è presentato, Luca pure, noi altri siamo andati di burger, tutti burger con pollo, io tessi, Albeno, buono in culo, buono. Sì, paninozzo che c'ha veramente un sacco di pollo, saranno tipo 150 grammi forse, barbecue o cipolla caramellizzata, non lo so, e sweet potato fries, fa un caldo allucinante, però questo dovrebbe riempirci per bene e... ci saranno due effetti, o ci riempio per bene e le foto escono a bomba, oppure ci ammazza e tipo siamo tipo a pancia per aria in spiaggia. Faccio un taste test rapido. Questo mi sa che è cipolla caramellizzata, che anche mi piace un casino. Vediamo. Buonissimo, raga. Mi è servito. Poi mangio questo e poi partiamo con il photoshoot. Alright, boys and girls, siamo in cammino verso il W in fondo, che è dove è più carino, più vibe che vogliamo noi, tipo stile young, like Los Angeles, eccetera, eccetera. Le palme. Yeah. The boys stanno perfetti, pronti. Cambiamo outfit? Sì, se andate già questi outfit, magari mettete Luca, si cambia. Metto la camicia nera. Nera. Anch'io nera, yeah, facciamo tre. And girls, non so se riuscite a vedermi che sto tipo a vloggare con questo mega setup, però ci siamo splittati, ci stanno Manu, Albe e Luca che stanno lì in fondo, mentre Danny e Sammy che stanno proprio qua facendo un po' di shooting. Sta uscendo tutto veramente, penso, una bomba, e vedremo un pochino su Instagram se ce l'abbiamo fatta a fare tutto, delle belle foto e bei video. E yeah, per la prima volta io non sto facendo niente, sto lasciando fare Sammy e Manu. Dai, è così, sto imparando a delle gare che... Diciamo che è una di quelle cose che ho sempre fatto difficoltà a fare, però adesso sembrerebbe che ci siamo. Con lo shot da dietro o un po' più diagonale che si butta in acqua. Ed è un shot frontalissimo di Danny completo che è just comes out. Ok. Quindi
Danny Kendrick che tipo il primo shot che si toglie e continua a camminare, magari il secondo dal lato che va, si butta, poi il terzo che si rimuove dal lato lontanissimo. Allora, sono passate, secondo te quanto sono passate? Un paio di ore? Sì. Saremo qua da un paio di ore, abbiamo fatto un sacco di foto fighe, video fighi e siamo molto soddisfatti. Danny è appena stato fermato da alcuni ragazzi americani e sta bene, no? Tanta roba, ragazzi. Penso pure le foto, i video stanno uscendo come vogliamo, quindi noi probabilmente restiamo qua ancora un po', che dobbiamo ancora prendere una clip col drone, finire di fare delle foto, finire di fare un reel e poi non so, magari ci facciamo un bagno tutti insieme. Siamo sotto il W, che è bellissimo, non so se riuscite a vedere. E dobbiamo fare l'ultimo shot, siamo venuti qua perché per volare il drone in teoria non si potrebbe, però noi facciamo di tutto per provare a fare questi video da paura. E quindi sì, facciamo l'ultimo shot. Regà, come state? Tutti belli accaldati? Yeah man. Good. Stanchi? Stanchi? Ma felici. Ma felici. Stanchi ma felici, dai. E quindi sì, facciamo l'ultimo shot. Stasera in teoria dobbiamo uscire, però vediamo quando andiamo a casa qual è il vibe generale e se, si è, se ce la sentiamo usciamo. Girls, vi faccio una piccola clip aggiornamento. Aspetta, qua non si vede un cavolo. Siamo rientrati a casa dopo tutto lo shoot al mare. È andato bene, direi. Ho iniziato a vedere un pochino le foto, sono venute fighe. E niente, adesso usciamo. Io mi sono appena messo una bella polo e usciamo. Penso che ci andremo a fare una poke. E Alberto vuole un altro hamburger. Quello vuole un sacco di hamburger sempre. Ah, pure Sam mi vuole. E niente, io faccio vedere l'outfit della serata. Ho detto, ormai queste sono tipo il trend. E tra me e voi facciamo finta, ma sì, sono gli stessi calzini di oggi. Che schifo, cioè. Vabbè, vabbè, questo è il look. E dai, io penso allora che usciamo, ci divertiamo stasera, facciamo finalmente festa. E poi io e voi da soli ci becchiamo per una piccola clip e parliamo un pochettino. Allora, regà, facciamo un salto un po' temporale perché sono due giorni dopo, mi sono dimenticato di finire il video. Sto qua a Valencia, nella dimora del carissimo Tommy. E niente, sono venuto qua perché Valencia è tipo due ore sotto Barcellona e ho detto why not, vengo a vedere un po' com'è il vibe qua. Non vi ho mostrato ancora tutti i capi, quindi questi prossimi due minuti sarà che vi mostro i vari pezzi della collezione. Se non siete interessati ci vediamo al prossimo video e se no vi faccio vedere come mi stanno. Allora, vediamo se vi riesco a far vedere. Questo è il mio pezzo preferito, però ad esempio a Tommy non piace e c'è gente che può piacere e può non piacere. Questa è la White Camo Sleeveless, quindi abbiamo fatto il taglio, diciamo, a mezza spalla, che insomma ci sta, se sei grossetto ci sta. E niente, a me piace un sacco. Io indosso L sopra per tutto e invece ho messo i pantaloncini che sono M. E questi sono i nostri pantaloncini, diciamo, da bagno slash palestra. Sono fatti quindi con un tessuto parecchio non elastico, però è quel tessuto a metà tra un costume da bagno e un pantaloncino da palestra. E ovviamente abbiamo messo due tasche zip, così che se d'estate, you know, non lo so, vai sul motorino, ti ci devi mettere le chiavi dentro il portafoglio, chiudi e sei come nuovo. I pantaloncini, un'altra cosa, se avete le gambe e volete far vedere di più le gambe, potete pure, diciamo, curvarli un po' così e diventano un po' più corti, un po' più, beh, vedete voi se è il vostro stile, no? Ok, vi trovo adesso le canotte e, raga, se volete supportare lo sapete, prendete della roba veramente fighissima, tagliata bene, con un ottimo fit e in più, lo sapete, vi sostenete al progetto qui, veramente credo e sto mettendo tutto me stesso personalmente. Penso che possiamo veramente costruire qualcosa che in Italia non esiste, diventare il primo brand, diciamo, di abbigliamento sportivo. Io dico due cose: uno, portare lo stile più americano, quel vibe americano anche in Italia che non c'è, e due, provare sempre a creare capi di qualità da indossare sia fuori che dentro la palestra. E quindi questa è come mi sta la canotta, che secondo me è tipo tagliata perfettamente da mostrare abbastanza ma non, diciamo, esageratamente. Questa è colorazione nera, come vedete molto, cioè abbastanza bella, questa quando uno si allena è molto figa. E poi per ultimo questa colorazione blu, a me piace veramente un casino e abbiamo fatto apposta di tipo poter abbinare il sopra, quindi questi tre pezzi sopra, con il pantaloncino. E niente, anche qua molto bella ariosa. Le canotte te le metti te, Tommy? In generale ti vesti con le canotte, no? Sì. Tommy da canotta. E dai, quindi questi sono i capi.
e se vuoi prendere qualcosa mi raccomando usa il codice Giulio, se mi conosci usi un codice di qualcun altro ti verrò a cercare e a trovare. E niente raga, grazie se sei arrivato fin qua, ti apprezzo veramente un sacco e ci vediamo al prossimo video e come sempre keep improving. Noi intanto, Tommy, qual è il piano per oggi? Oggi andiamo a fare festa? Sì, andiamo a fare palestra, una passeggiatina. Palestra come? Sì, due volte. Oggi due workout. Oggi niente palestra, infatti non ve l'ho mostrata e mi dispiace molto e... però sì, andiamo a fare invece un po' di festa, vedere un po' com'è Valencia. Dai raga, buongiorno, a presto.